Buongiorno a tutti, cari fratelli e sorelle. Oggi venerdì il banchetto liturgico ci offre il Vangelo di San Matteo, capitolo 11, versetti 16 a 19. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse alle folle: a chi posso paragonare questa generazione? È simile ai bambini che stanno seduti in piazza e rivolti ai compagni gridano: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto. È venuto Giovanni che non mangia e non beve e dicono: è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e dicono: ecco un magione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie. Parola del Signore. Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto. Bene, Gesù prende spunto a un gioco dei bambini e con queste parole si rivolge alla sua generazione. Essa non sa riconoscere la musica che Dio suona attraverso i suoi messaggeri, prima Giovanni Battista e poi Gesù. Invece di ascoltare e accogliere con umiltà la parola, l'annuncio della buona novella che Dio manda, che Dio vuole comunicare, e attraverso i suoi messaggeri loro pretendono giudicare e condannare gli inviati di Dio. Non si lasciano interpellare dalla novità di Dio, non sanno leggere i segni dei tempi. Forse anche noi oggi non sappiamo leggere i segni dei tempi. A volte siamo tiepidi nella fede, non siamo né freddi né caldi. Abbiamo bisogno di prendere una posizione che ci aiuta a capire chi siamo noi. In questa bellissima giornata, lasciamoci interpellare dalla parola di Dio che tocca la nostra vita e cambia la nostra storia. E soprattutto preparare il nostro cuore per accogliere questo amore che viene a salvarci. Buona giornata a tutti.